Rieccoci su Inazuma Eleven Ghost Strikers 2013 e benvenuti quindi in questo nuovo episodio e quindi nuovo torneo. Il torneo che ci aspetta oggi è il terzo, ovvero il torneo delle girls, della squadra delle ragazze. Abbiamo anche la Darkstar e la selezione mondiale. Ma la cosa interessante di oggi è la squadra che ho formato. È composta sì da membri che già c'erano in passato, ma anche da personaggi piuttosto particolari. Andiamo a vedere quali sono. Abbiamo quindi il capitano della squadra dei cervi bianchi, Inabi, e anche Tasuke, che troviamo su Chronostones, mentre abbiamo anche in porta Darren la chance, perché Darren è un personaggio tanto bello, tanto bravo. Se non fosse che la storia di Inazuma Eleven è scritta da Kani. Mentre poi qui abbiamo Goshu, o Heath se non sbaglio nella traduzione, ma è personaggio controparte di Axel Blaze e quindi mi piace e lo metto in squadra. Ovviamente arriveranno anche altri personaggi più strani e non per forza, non terrò ovviamente sempre la stessa formazione, voglio giocarmela proprio nella maniera più divertente possibile. Quindi non userò solo personaggi forti, tranne nell'ultimo torneo che davvero dovremmo impegnarci per vincere. Quindi iniziamo subitissimo con lui, che già a quanto pare è abbastanza carico. Non è... già così? Subitissimo? Lo sapevo, ogni volta succede. Quando attivi una tecnica che fai appunto lo scatto idiota, purtroppo. Eh sì, e come? Ci si è buttata? Ah, no. Oh, ma quella era la gomitata, era, oh. Che fai? Che combini? Che combini? Dai, io aspetto. Ah, ci ha messo un po', Ma questo non è un tiro lungo, poi? Perché ha dovuto farmi aspettare tutto questo tempo? È di livello 2, quindi con un livello 2 dovrei pararla. Se non la pari, Darren, ti caccio a calci. Eh beh, ci mancherebbe anche. Livello parata S, l'ho allenato per benino, Insomma, vorrei vedere. Oh, ma su... Ma cosa? Ma dai. Groundo? Hai su Groundo? Sì, però una mossa, dai. Oh oh! Uria! No, Uria è quando tiri, vabbè. Allora, lui non ha... Non mi ricordo se tiro lungo. Sono da solo? Che bello. Furinkazan Destroyer, che bello. Furinkazan, non so perché, ma trasmette un senso di potenza della natura. Furinkazan, ovviamente. Mugenzahando Gorudete! Beh, ovvio, facevo gol, no? Era quanto scontato, dato che non è la squadra finale del primo Inazuma Eleven Strikers, quindi... Ci sta, ci sta. Ok. Non ho il Miximax con Victor perché ancora devo... Dovrei mettere la password per Victor. Le password sono disponibili su internet. In qualunque sito di informazione cerchiate. Vai. Ho voluto tirare. Me la sono cavata bene col secondo scatto perché era lì vicino Chiara Kami. E poteva... appunto rubarmi palla, però me la sono cavata. Vediamo un po'. Che fai? Che fai? Che fai? Nulla perché è gol. Oh yeah. Kimata! No, cos'è successo? L'ho passata. Non è possibile che il gioco percepisce un passaggio come palla già presa dal tuo giocatore se ancora non la stai toccando. Mi spieghi com'è concepibile una cosa del genere? Non esiste in nessun videogioco, ma come fate? Facevo vicino a qualcun altro, no? Già che ce l'avevo due addosso, più quella con l'attacco lì, insomma. Voglio dire, Silvia, dopo il primo Inazuma Eleven Strikers. Vabbè, primo tempo è andato bene, 4-0. Se facevo meno l'idiota potevo segnare meglio. Fare qualcosa. Segnare meglio. Dai.
Sicuramente fino al penultimo torneo. Ma vai con Mako da Hando. Vai. E poi scritto Mao in quella maniera, Satana proprio. Letteralmente. Io non capisco che problema hanno i giapponesi con i nomi. Con i nomi di demoni, divinità e cose varie. Per loro, a parte che sono, la maggior parte sono buddisti, quindi non gliene frega nulla. Per loro sono solo un nome come un altro. Vai, doppio. Perché mi prendeva. Mi prendeva. Sono in area, quindi bene o male il colpo è forte. Oddio, in area, insomma. Si mi avvicinava un altro po'. In teoria in Azuma Eleven conta l'area. Poco prima che inizia il mezzo cerchio che vediamo appunto in area. Proprio appena poco prima che inizia in Azuma Eleven lo conta come area di tiro. A meno che non è un tiro lungo. È un po' strano la maniera. È un po' strana la maniera in cui funziona fuori il gioco, ok. Guardala! Come la cerca! Addirittura! Addirittura! Complimenti! Ah, il 2! Certo! Complimenti, signorina! Questo qui dovrebbe bloccare tutto, Questa qui dovrebbe bloccarla. Beh, e allora, Darren, che mi combi... Oh. Mo non lo conta come è già passata? Mo non lo conta? E vince 7-0. Ah no, 8. Uno non l'avevo contato. Ok, 8 allora, me lo prendo. Darren, mi affido ancora a te per questa partita. E poi dopo... Anzi, no. Darren lo rivediamo contro la formazione finale. Ma per la Darkstar vanno bene loro. E comunque sia, metterò anche Sean in squadra, magari la prossima, perché Sean piace a tutti. Non so perché, ma... Ok. Visto che vi piace, lo metto. Astaroth. Che bel nome. Oh, 2. Paia. Tornado. Kai. Esatto. Vediamo un po' come se la cava, va. Giendo. Ah, ha detto bene però. Ha detto Endo. Bravo. Assumete più spesso doppiatori che sappiano parlare un minimo di... No, cambia. Guarda lì. Gael si chiama la tipa. La tipa degli angeli. No, ok, niente. Troppo lontana. Spara tutto quanto. Tirano. Perfetto, perfetto. E a baletto. E poi è bullet. Vabbè. Oh, R. Vai alla R. Shikofumi. Quello fa paura. Fa paura perché stava vicino, non perché è forte o altro. Poi magari è forte, però troppo vicino non mi piace. Beh, posso capire il tornado di fuoco, ma non questo, alla massima potenza poi. Paolo Bianchi è solo, è in area, puoi triare, prova il tiro. La spada di Odino! Prova alla fine! Ma la fine non è! Perché vinco io! 4 gol anche qui, primo tempo! Altri 4 e secondo? Vai, secondo tempo come primo!
Iniziamo, va. Ripresa. Davanti alla faccia, per davvero. Ma si spostano qua, fanno come pare a loro. Ma non è possibile. È di livello 3 allora. Ah, vuole fare la tecnica. Forse cerca tecnica con me. Non è vero. Cioè, no. Mi aveva fatto. Stava. Come ve la spiego? Era già entrato nella mia animazione che io l'avevo preso, però all'improvviso il computer dice no, ho caricato, quindi devo tirare. Mentre al giocatore no, il giocatore va male, chi se ne frega, deve vincere il computer. E invece no. Le cose o imparziali o niente. Sì, con lui non ho il tiro, ma... Ma se stavo volando! Stava volando! Non era neanche nella tua area! Del cerchio, di circonferenza, chiamala come cazzo era da fare. Vai, Mix Max con Giovanna! Giovanna dà sapore di panna. Volevo provare a tirare con lui. Ho un'idea per questa partita finale. Metterò Quentin in attacco. Così, vai. Ci siamo. Certo, segnare con Quentin uscendo dai pali e poi tirando è tutta un'altra cosa. Ma anche così non mi dispiace a provarci. Guardalo quanto è bello. Gero carico, dai. Non mi deludere così. Il tiro che ha non so se è un tiro lungo, però è di livello 3, il che non è male. Vai, proviamoci da qua. Torres è forte, eh. Ah, 1000 frecce, ok. 1000 arrow. È un tiro lungo? Gol! Buono Quentin, buono, mi piace il tiro che ha. Volevo mettere in squadra anche Mark Dylan per fare appunto il Gran Ferrir, però mi sono improvvisamente ricordato che ci voleva anche Eric. Mannaggia te a quando non ti carichi, Zanark! Ma questa è la selezione scartata di quelle della nazionale. Wow, guardalo come se lo prende bene in bocca! Sui denti proprio! Vai! Ti spacco gli incisivi, mamma mia. Ma che bello. Oh, che bello. È incredibile come i portieri vengano scaraventati via dalle pallonate in faccia, ma siano sempre puliti, precisi, senza un graffio. Grazie. Grazie. Super Zanark. Senti, l'hai usata già 3 volte. Non funziona. Ma no! Vai. Oh, preciso, volevo ti stavo per dire, no? Dico, va bene, facciamo anche con livello 2 il tiro. Però all'improvviso si è caricato il 3. Prego. Proprio mentre ho lasciato, il 3 è apparso. Dai, 4-0. Allora, lui come portiere è forte, per carità, è davvero forte. Ma... sono più forte io. Oh, è andata bene, 6-0. Guardalo, tutto quanto super potente, pronto a tirare. Bellissimo perché sono tutto caricato. Vai. Ah beh, dato oltre centrocampo, non è un tiro lungo. Mi sembra, non vorrei dire una castroneria, ma Shadow Ray è un tiro lungo, quello che fanno destra e Sahel.
No, questo è un tiro lungo. No, 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 questo è un tiro lungo. Meglio che faccio Mozza Hand. Potrei rischiare, Però, ma poi ci sarebbe divertimento. L'ho potenziato al massimo, Darren. Avendo l'affinità anche con gli altri giocatori, appunto si potenzia parata, tiro, body, difesa, insomma tutto. Quindi potrei anche essere più, come dire, prenderla alla leggera. Vediamo un po' se Bakunets più esplosione avvitata. Che delusione, Goshu, che delusione. Vabbè, provo a segnare con Mistral almeno un paio di gol. Vai in volo, Dark Matta! Guarda come arriva tutta quanta avvitata su se stessa la palla che si deforma e prova a prendere il portiere ma non ce la fa e snatch goal! È snatch, non snitch, è diverso. Non è tutto, cattivo. Questa volevo fare io con loro, però ci voleva anche Eric, quindi nulla. Proviamo. Questa è davvero l'ultima possibilità. È lontano, molto lontano. Beh, finisce qui 9-0. Perfetto. A quanto pare la selezione mondiale non è poi tanto forte. Ha dei giocatori variegati, per carità, però non è nulla di che. Il prossimo torneo è contro la Neo Japan, Italia e piccoli giganti. Ci stiamo avvicinando alla conclusione, sempre di più. Siamo solo 3 tornei dentro, ma ragazzi, manca poco, molto più poco di quanto possa sembrare. E poi qui già i trofei si iniziano ad accumulare. Ad ogni modo, per questo video è tutto. Io, come sempre, vi ringrazio per averlo seguito. I vostri consigli su quale giocatore mettere sono sempre ben accetti. Io vi invito a dare un'occhiata in descrizione per la pagina Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi e noi ci vediamo, come sempre, al prossimo video. Bye bye!